questo è il percorso che ci porterà alle cascate. C'è la cascata grande e la cascata piccola. Siamo sempre in Basilicata. Stiamo percorrendo questo percorso e qui naturalmente siamo al bivio. Dobbiamo capire da dove andare. Allora abbiamo a destra la cascata grande 031, sinistra la cascata piccola. Vediamo cosa sceglieremo, se andare a destra o a sinistra. Allora qua siamo giunti al punto della cascata, siamo arrivati in basso, ma dobbiamo capire dove sta il getto forte. Veramente molto bello, almeno fin qua. Adesso continuiamo più avanti. Mi raccomando, sempre scarpe comode per tutti questi percorsi. Si è immersi nella foresta e nella natura. Qui c'è già tutta la discesa della cascata con quest'acqua gelida e torrentelli. Fate molta attenzione perché comunque bisogna aggrapparsi a tutto quello che si vede e che si trova, rami, pietre e quant'altro. Percorso molto facile, si scivola naturalmente perché comunque l'umidità è abbastanza alta, però è tutto fattibile, lo scenario ripaga. Questi ponticelli in legno costruiti grazie ai fondi europei, per fortuna. Ragazzi, il percorso che abbiamo fatto è stato abbastanza intenso e impervio, ma la visione è quella che vedete, ha ripagato tutti gli sforzi fatti. Ecco la famosa cascata grande, veramente molto bella. Nice. Ragazzi, vi ho portato fin qua e merito l'iscrizione al canale. Vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella e a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, e se siete arrivati fin qui vuol dire che il precedente vi è piaciuto. Continua ancora il percorso, buona visione. Siamo di ritorno, ci aspetta una bella salita. Dopo tutto quello che abbiamo mangiato, adesso ci tocca scontare pegno. Va bene, anche questo fa parte del viaggio. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se vi piace questo tipo di video che sto portando sul canale. Cerco di portare sempre nuovi contenuti, non solo mare, ma anche natura, natura selvaggia. Scusate se sono un po' affaticato, ma abbiamo mangiato quello che avete visto prima e adesso c'è una bella salita. Questo è il percorso. Dai, che è stato bello. Voi siete qui, quindi bisogna fare tutto questo percorso per raggiungere poi la grande cascata. Ci siamo fermati per un breve caffè in un piccolo borghetto. Ci sono questi
murales veramente molto belli. Tutto in salita. San Rocco. Ah, bello. Dopo questa breve sosta in questo borghetto arroccato veramente e sperduto nel nulla, si chiama Savoia di Lucania. Abbiamo preso il nostro caffettino in ghiaccio e adesso riprendiamo la nostra marcia verso un paesino molto colorato che si trova a un pochettino. Allora è Sant'Angelo e poi non so. The next day. Buongiorno. Siamo ancora nell'agriturismo qui in Basilicata. Siamo venuti a far visita a questo bel cavallo in questa bella giornata. Piccolo. Vorrei toccarlo ma ho paura. Siamo scesi giù alle stalle dei cavalli, ma sono veramente belli, tutti molto curati. Questi sono un po' più piccoli, sono proprio giovanissimi questi. Ehi, poverini, sono bellissimi, ma non li vedo. Ehi. E qui ci sono tutte le mucche, ci ha detto il proprietario, che sono mucche da latte, quindi perennemente in gravidanza, poverine, per fare il latte che arriva sulle nostre tavole. Queste mucche sono costrette a essere incinte sempre. C'è un piccolo cavallino, e lì in fondo c'è il ranciero che sta portando a pascolare quei due cavalli. Non so se ho più paura io di lui o lui di me. Ecco che cosa ne scappa. Quindi qui ci sono le galline, i cavalli, lì ci sono le stalle per le mucche e gli altri cavalli per la notte. Qui c'è tutto questo, è il fronte. E poi da questa parte c'è il ristorante dove facciamo sia il pranzo o la cena e la colazione. Qui c'è il parcheggio delle macchine. Questa è tutta la valle. Lì in fondo c'è il paesino di San Chirico, nuovo, e quell'altro invece è Tricarico, un'altra piccola cittadina che, andando via, saremo di passaggio. Se non ho visto male, ci dovrebbe essere una bella torre, bel borghetto. Naturalmente tutti i piccoli borghi hanno sempre un loro fascino, una loro caratteristica, quindi visto che è di passaggio ci fermeremo a fare un caffè. Ci sono tantissimi uccelli. C'è una pace indescrivibile, pensando a dove viviamo noi, in pieno centro. Si stacca veramente la spina qui. E da questa parte si va invece alle camere. Andiamo a sistemare il nostro zaino. Ci spostiamo, cambiamo letteralmente location. Ci sono le macchine da quella parte e queste che vedete sopra sono tutte le camere. Questa è la camera nostra. Si sale da quell'accesso lì, c'è la scala. E qui ci sono tutti questi divanetti e salottini dove potersi
sdraiare e godere tutto questo panorama. Eccolo qua. Ci sono tantissime paleoliche su tutte le colline, le cime di queste colline. Se non ho visto male, siamo all'incirca sui dai 6 agli 800 metri d'altezza. Queste sono le scale con travi di vecchie ferrovie che portano praticamente alle camere. Sono in totale 6 camere, molto grandi e molto spaziose. Questo è il corridoio che dà sulle stalle che abbiamo appena visto. E qui ci sono tutte le camere. Questa è la cittadina di Tricarico, un paesino a circa 700 metri sul livello del mare. Sono quasi 5.000 abitanti in questo piccolo borgo. Sembra che il tempo si sia fermato. Oggi è domenica, tutti sono in piazza. Mi piace, molto carino. Siamo alla ricerca di una farmacia per prendere gli antistaminici per una nostra componente del gruppo. Eccola qua, dopo 3 farmacie ne abbiamo trovata una aperta. Particolari queste porte in questo borgo medievale in stile arabo normanno. Tutta questa strada è praticamente piena di queste bellissime porte, una più bella dell'altra. Questi balconi sono molto strani, sono sostenuti da quei ferri un po' consumati dal tempo. Particolari queste rampe dei contrafforti che sostengono praticamente la facciata di questa chiesa, la cattedrale di Santa Maria Assunta. 1061, in epoca normanna. Wow! Questa è la piazzetta centrale del paesino di Tricarico. Cerchiamo di andare in direzione del palazzo. Questa è la torre normanna, alta circa 27 metri e i muri hanno uno spessore in alcuni punti anche di 5 metri. Veramente maestosa. La torre domina tutta la cittadina, in effetti si vede da tutti i punti del piccolo borgo. Questo panino con il pesce. Litanie. Invece qua in un... Qui sono originali invece le cose, sono molto carine. Calamarata rigata allo scoglio.